cos'è? Comincia a chiamare l'artista Cosimo. E io sono tutto questo caso. Pronto, pronto? No, sì, pronto? Sei anche Socrate. Niente, è pronto? Ho un bracetto. Ci siamo? Prendiamo posto per favore. Oggi siamo in ritardo, in netto ritardo. Non ha suonato la sveglia, la sveglia non ha suonato e quindi siamo in ritardo. Siamo qua. Sì, mi sono fatto distrarre, avevo buoni motivi. Allora, ho la sensazione che siamo agli sgoccioli di Sette Libri per Sette Sere, cioè siamo arrivati alla sesta serata di Sette Libri per Sette Sere. Vi annuncio che domani chiuderemo, quindi... Tranquilli. Prego, da questa parte. E le troveremo. Allora, questa sera la nostra autrice mi ha pregato vivamente di non farla salire sul palco, di ringraziare a suo nome l'associazione, e io lo faccio, e aggiungo: l'associazione ringrazia la nostra pittrice e aggiungo quadri davvero molto belli. Grazie ad Emma Guerrisi. E adesso proviamo. Sei nascosta. Allora, intanto facciamo le accomodare e poi vi dirò di che cosa parleremo stasera. Luciano Figliomeni, prego. E poi Simona Masciaga. E il nostro Raffaele Gaetano. Sì. Sì. Comincio con una domanda, e la domanda che vi pongo è questa: ma che ci venivano a fare i viaggiatori a visitare la Calabria se non c'è niente da vedere in una terra così, così scarsa? Non lo sappiamo, però stasera lo scopriamo. Cronache di un viaggio a piedi nella Calabria del 1847. E allora, io... No, il microfono è questo, Simona. Simona, vieni a prendere il microfono e continua tu. Buona serata. Grazie Presidente, buonasera e benvenuti a tutti. Questa sera un viaggio nel passato con il professore Raffaele Gaetano. Professore è uno dei massimi esperti italiani di Edward Lear, giornalista, autore di originali programmi di divulgazione per la radio e la televisione, dirige importanti rassegne culturali. Le sue opere non ve le elenco perché altrimenti saremo qua fino a domani mattino a fare soltanto l'elenco delle opere pubblicate dal professore. Sono numerosissime, soprattutto di saggistica, specie dedicate sia al pensiero di Leopardi, a cui praticamente lui poi col tempo ha affiancato la sua e approfondito la sua curiosità del viaggio romantico, così definito, dei viaggiatori grandi tour del 700 e 900. Il viaggio che stasera cercheremo di ripercorrere è frutto sicuramente di una certosina ricerca storica, filologica,
storiografica, poi corredato dalle stupende immagini che il professore poi in un ultimo suo testo ne ha aggiunto anche degli inediti, chiamati poi anche gli inediti di Liverpool. Mi pare che siano 111, 109 tavole e via. Raffaele Gaetano, le sue capacità nei testi che noi andremo, nel viaggio che noi andremo a ripercorrere questa sera, è quello di aver saputo ricostruire quel zizzagare di Edward Lear ricondurre praticamente la, anche diciamo un viaggio un po', lei l'ha definito squinternato, picaresco, perché Edward Lear non era soltanto uno scrittore, era un poeta, era un musicista, altresì era, era un pittore. Prima di passare la parola a Luciano Figliomeno, che ci tratterà della figura di Edward Lear, volevo chiudere con una frase di Eraclito. I confini dell'anima non li potrai mai raggiungere, per quanto tu proceda fino in fondo nel percorrere le sue strade. Così profondo è il suo logos. Edward Lear li aveva toccati con mano e si chiamava Calabria. Grazie, alla parola a Luciano Figliomeno. Buonasera a tutti. Intanto Edward Lear è una delle figure più importanti dell'Ottocento inglese, e è stato non solo un pittore, non solo un viaggiatore, si sente male. Non solo. Ma va bene, date un attimo. Quindi non è stato solamente un viaggiatore, non è stato solamente un pittore, ma anche un poeta, anche un musicista, come diceva precedentemente Simona. Edward Lear nasce in un quartiere di Londra da una famiglia benestante. Era il 21° figlio, l'ultimo figlio di questa famiglia, di Edward Lear, e ebbe un'infanzia difficile, perché aveva molte malattie. Da una parte aveva le bronchite, miopia, insomma, quindi ha avuto grossi problemi. E grazie all'aiuto della sorella, Anna e Sara, ebbe modo di poter studiare, imparare a scrivere, a leggere, a dipingere, e anche per quanto riguarda la musica. Uno degli aspetti importanti di Edward Lear è il cosiddetto nonsense. Che cosa significa il nonsense? È un tipo di letteratura che nasce in Inghilterra nel XVIII secolo. Si chiamavano questi componimenti limericks, ed erano delle brevi composizioni che avevano avuto origine in Irlanda e fra i frequentatori di pub e militari, tra i quali si era diffusa l'abitudine di comporre delle brevi poesie e canzoni a catena, rispondendo alla domanda seguente posta da uno dei presenti. Dice: ma vuoi venire a Limerick? Limerick è una cittadina irlandese. Chi voleva intervenire, amici o commilitoni, aggiungeva dei versi improvvisati, pieni di motivi inverosimili, allusioni talvolta maliziose e anche oscene. In seguito, Edward Lear, partendo da questa tradizione, scrive una raccolta
di limericks, chiamiamole così in questo modo più facile, e dal titolo il libro I canti di nonsense. Vi leggo, ecco, com'era la formazione di queste poesie, che erano accompagnate da immagini, da disegni che aveva fatto Edouard. E questo erano, c'era l'immagine, il disegno, poi c'era una didascalia dove era formata da una strofa di 4 versi con il sistema A-A-B-B-A, se ben ricordo, ok? Vi faccio un esempio di poesia, molto, molto belle, io vi faccio 2 esempi per capirlo. Dice, c'era un vecchio di Praga, dalla mente quanto mai vaga, costruì un'aeronave di fortuna per osservare la luna, quell'illuso vecchio di Praga. Un altro esempio. Un'anziana signora di Pisa alle figlie era sempre più invisa, con le vesti più frusta le metteva alla frusta, tutti intorno i bastioni di Pisa. Come vedete, uno stile molto, che oltretutto lo troviamo anche nella letteratura italiana, Gianni Rodari anche ispirato da questo tipo di poesie. Un'altra cosa. Ah, ecco. Ecco, la prima esperienza importante di Edouard Lear fu quella di essere stato chiamato da una società zoologica di Londra per dipingere degli uccelli, in questo caso dei pappagalli, no? Che sono considerati veri e propri capolavori e devono il loro particolare vivacità al fatto che egli, a differenza di quasi tutti i suoi colleghi, si basò ogni qualvolta fu possibile su semplici vivi, cioè di pappagalli vivi, piuttosto che impagliati. In un momento importante della sua vita lasciò l'Inghilterra e si trasferì a Roma. Abitava nella zona di Piazza di Spagna e frequentava il Caffè Greco, dove incontrava artisti, intellettuali, e lì imparò anche benissimo la tecnica dell'acquarello. Oltretutto era anche un abile musicista, sapeva suonare il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, il flauto, e possedeva una voce del tutto straordinaria, era anche cantava anche con cantanti d'opera professionisti, e per esempio c'è un'aria dell'opera di I Puritani di Vincenzo Bellini, A te, o cara. E rimasero tutti entusiasti della sua voce, delle sue capacità musicali, e ebbe la possibilità di musicare 12 poesie di un poeta vittoriano, si chiamava Alfred Tennyson, e oltretutto anche per i bambini scrisse le musiche di molte filastrocche. Ecco, i suoi viaggi furono tantissimi. Uno dei primi fu in India, andò anche in Egitto, in Grecia, fu anche in Albania, ma in modo particolare visitò alcune regioni italiane, l'Abruzzo, la Basilicata, la Lucania e la Sicilia e poi la nostra regione. Un'altra cosa importante è che quando era in Italia era anche affascinato dal folklore italiano, cioè lui annotava, cercava di memorizzare canzoni popolari napoletane, canzoni anche siciliane. Per quanto riguarda la sua pittura, è una pittura di grande precisione topografica che presta estrema attenzione ai volumi degli elementi raffigurati, alle loro relazioni. I suoi paesaggi sono quasi sempre deserti e rifuggono quindi dalla rappresentazione di scenette di colore locale, così comune ai suoi contemporanei. D'altra parte, Lear
era comunque molto attento ai modi di vita, all'abbigliamento degli abitanti e da lui visitati, come dimostrano ampiamente i libri di viaggio. Considerava poco abile nella rappresentazione delle figure umane e quanto queste compaiono lo fanno per lo più mettere in risalto le proporzioni degli elementi architettonici e paesaggistici. In genere gli esseri umani non erano molto importanti. Lui dipingeva, disegnava o anche con la tecnica dell'acquarello i nostri paesaggi, le montagne, le fiumare, i borghi, però principalmente era il paesaggio quello che effettivamente lo interessava. Oltretutto era affascinato dal nostro territorio, ok? E oltretutto in questo territorio lui trovava sempre il momento di isolarsi e di dipingere o anche di disegnare, e in quel momento Edward Lear si sentiva un'altra persona, anche perché ritengo che in fondo non c'è una grande differenza, cioè non c'è una diversità tra le sue poesie, i suoi ritratti, oppure che vi posso dire la musica che a lui piaceva e che suonava, e in fondo tutta la sua vita è stata in fondo un viaggio alla ricerca di tentare in tutti i modi di superare le sue difficoltà di salute, i suoi problemi di salute, e in questo aveva i nostri territori lo affascinavano e gli davano, era come se fosse un rifugio, come se fosse dava sollievo alla sua personalità. Andiamo avanti. No, possiamo finire, poi dirò anche sì. Qualcos'altro. Dopo hai altre. Sì, ok. E altre cose. Sì, infatti, come dicevi tu, viene definito anche il poeta pittore nostalgico. Professore, a lei la parola. Perché tra tutti i viaggiatori stranieri, abbiamo avuto Stendhal, abbiamo avuto Goethe, abbiamo avuto chiunque durante quel periodo del 700, tra il 700 e il 900, no? Soprattutto nel periodo dell'Ottocento, quando vengono chiamati appunto i viaggiatori romantici, come dicevo prima. Perché proprio tra tutti i Edward Lear? Perché si è affascinato a Lear e non ad altri? Intanto grazie per l'invito. Lear ha un profilo intellettuale, oltre che artistico, assolutamente diverso rispetto a tutto il resto, all'enclave, diciamo così, di artisti, di intellettuali, di viaggiatori di vario tipo, perché non dobbiamo dimenticare che in Calabria, nel sud, non vengono solamente gli artisti, vengono anche i sacerdoti, vengono missionari di varia sorta e così via. Quindi Lear ha un profilo particolare all'interno di tutti quanti questi viaggiatori, perché è un artista interessato alla dimensione del paesaggio e viene in Calabria, in Sicilia naturalmente, ma soprattutto in Calabria, proprio perché lo appassiona l'idea di trovare qui il selvaggio e aspro, perché la Calabria che cerca Lear è proprio, come d'altra parte anche il titolo del mio libro sui disegni di Liverpool, è una Calabria selvaggia e aspra. Io ho intitolato il libro Per la Calabria selvaggia, perché proprio Lear è interessato soprattutto a questo. Come evidenziava bene prima il professore, certamente la dimensione umana, quindi la dimensione antropologica, sfugge dal suo modo di concepire il viaggio. Sfugge perché l'elemento paesaggistico è talmente preponderante, talmente dominante, riesce così tanto ad annichilirlo che poi la dimensione sociale conta poco.
Noi dobbiamo fare però un ragionamento a monte che ci aiuta a dipanare, diciamo così, il personaggio di Lear. Lear è certamente un artista paesaggista di altissimo profilo, ma è anche un diarista. Noi lo conosciamo soprattutto per il suo diario, per il suo diario di viaggio a piedi in Calabria del 1847, dell'estate 1847. In questo diario noi troviamo certamente una serie di illustrazioni. Lear ne prepara 20 nell'edizione finale del libro, 15 riguardano la Calabria, spiegherò poi perché 15 la Calabria e le altre 5 altre regioni del sud. Prepara questi 20 disegni, ma il diario, il suo libro, il giornale di un viaggio a piedi in Calabria e nel Regno delle Due Sicilie, o Regno di Napoli come lo chiama Lear, ma in realtà era Regno delle Due Sicilie, è un viaggio nel quale Lear descrive questi paesaggi, li analizza proprio sul piano letterario, ci restituisce una serie di paesaggi ma anche una serie di figure, di personaggi, alcuni sui quali il suo profilo di autore, diciamo così, umoristico prevale poi sul racconto vero e proprio, sul racconto didascalico di questi personaggi. Altri ancora sono descritti per come realmente erano. In altri casi è noto Lear nasconde il nome dei suoi personaggi, dei suoi ospiti, delle persone presso le cui abitazioni si reca per un certo numero di giorni. In altre circostanze ancora ci dice il vero nome di queste persone. Questo libro è veramente un libro straordinario, è un viaggio fatto di tanti viaggi, per cui ad un certo punto diventa quasi obbligatorio ricostruire chi erano queste figure, raccontare appunto chi erano questi personaggi con i quali Lear si è imbattuto. Un'ultima considerazione alla quale accennavo prima, perché realizza 15 perché pubblica sul suo libro 15 tavole solamente sulla Calabria, dedicandone solamente 5 al resto del sud Italia? Perché in Calabria Lear era riuscito a fare un giro abbastanza lungo, si riprometteva di fare il giro di tutta quanta la regione. In realtà alla fine ci lascerà il racconto, il diario di viaggio del periplo della provincia di Reggio, che è la cosa, diciamo, che è riuscito a fare. È riuscito a fare perché, come è noto a tutti, poi scoppieranno i moti liberali dell'estate, autunno 1847, e quindi scapperà dalla Calabria e inizierà un breve giro della Campania, della Basilicata e della Puglia. Grazie. Certo, il viaggio di Lear in Calabria, diciamo così, questa riscoperta selvaggia è una forma di controrisposta a quello che veniva chiamato il romanticismo, considerato il romanticismo d'Oltralpe, no? Il romanticismo era praticamente la grande rivoluzione industriale, la morte più romantica che ci potesse essere era morire di tubercolosi, morire di tisi, e il riscontro praticamente che noi vediamo nelle tavole, questa Calabria selvaggia, partiamo da Bova. Io sono partita da qui, le nostre slide partono da qui, ci rendiamo conto effettivamente di quello che Lear all'epoca trovò. Luciano, prego. Oh, professore. Si dovrebbe dare il microfono. Per quanto riguarda Bova, incontra Lear, viene accolto da Antonio Marzano, che era un uomo di grande slancio ed era finito anche in processo per avere cospirato contro l'autorità borbonica. E dice Edward Lear, l'eterea Bova, altro luogo simbolo della mitografia del sublime. Mi potrebbe spiegare qual è il concetto di sublime? È una domanda complessa che meriterebbe molto tempo, cercherò di essere breve. Il sublime
è una categoria che ha una ascendenza storica grosso modo in epoca greca, anche se il maggiore teorizzatore del sublime nell'antichità vive nel periodo tardo antico, si chiama Cassio Longino. Quantomeno il trattatello che ci è pervenuto dal titolo Periopsus viene attribuito a Cassio Longino, anche se per taluni l'avrebbe scritto tale Dionigi di Alicarnasso. Sia come sia, l'opera è conosciuta anche come Sul sublime dell'anonimo del sublime. Che cosa ci dice in buona sostanza l'autore anonimo di questo testo? Ci dice che il sublime è l'eco di una grande anima, cioè se noi vogliamo trasmettere ragionamenti alti, dobbiamo riferirci a persone alte, cioè a persone che esprimono con magniloquenza, con forza, con la forza della parola, i loro concetti. Quest'idea di sublime che caratterizza il mondo classico viene, diciamo così, veicolata nell'arco dei secoli e ha poi una forte rinascita soprattutto in epoca moderna. Epoca moderna intendo almeno a partire dal 600 per arrivare, per transitare poi con grande forza nel mondo romantico. Il romanticismo cosa recepisce in particolare del sublime? Non è più interessato all'idea classica per cui il sublime è l'espressione di un grande retore che con la forza della parola trascina il suo pubblico. Il sublime diventa qualcosa di collegato direttamente alla dimensione della natura. La natura però che ci annichilisce, la cui forza spaventosa crea una sorta di deficit nella nostra psiche. Tant'è che ad un certo punto noi non siamo più in grado di reagire a questa forza. Abbiamo modo di riaverci solamente in un secondo momento, ci dirà Kant nella Critica del Giudizio. Però inizialmente siamo annichiliti dalla forza della natura. Ecco, quest'idea della natura selvaggia, della natura che si esprime attraverso la forza di un uragano o la forza di un vulcano, o tutto quanto quello che produce terrore, produce paura, è presente nell'estetica romantica ed è presente in particolare nell'opera pittorica di Lear, il cui viaggio non è stato un viaggio pittoresco, come è stato detto, come è stato sottolineato da qualcuno, è stato un viaggio all'insegna del sublime. Questa è la linea che io percorro in tutti i libri che ho scritto, che ho dedicato a Lear. Cioè l'idea di fondo, la mia tesi di fondo, è che i viaggi di Lear, anche quelli, prima ricordava lei il viaggio in Albania, ma anche il viaggio in Corsica, eccetera, sono ispirati da quest'idea di trovare dei territori che in qualche modo raccontino ancora l'idea del selvaggio. Ora, questa idea del selvaggio non era certo interessante per i calabresi. In un altro mio libro ho ripercorso l'idea del sublime nella letteratura calabrese. Bene, se noi andiamo a vedere i letterati, gli artisti calabresi interessati al sublime, sono pochissimi, e sono soprattutto interessati al sublime retorico, non al sublime moderno, quello romantico, quello che privilegia la dimensione del selvaggio. Ora, i calabresi quindi non sono affatto interessati a questa dimensione. E allora a chi interessava? Perché uno come Lear viene in Calabria, si imbarca dalla lontana Londra per arrivare in una regione lontana veramente dei grandi centri propulsivi qual era la Calabria? Ma lo faceva perché era pagato per farlo, perché nella cultura inglese del tempo era fondamentale l'idea dell'esotico, e la Calabria era la quintessenza dell'esotico, era la regione che meglio e più esprimeva l'idea dell'esotico. È esotico, selvaggio e aspro vanno di pari passo. Per questo lì vuole raccontare questa Calabria. Anche perché anche in Italia abbiamo avuto ad esempio personaggi tipo Emilio Salgari, che ha scritto Sandokan e quant'altro senza mai essere stato in India, proprio per quest'idea, almeno lì quantomeno il viaggio l'ha fatto. Questo viaggio viene ospitato da famiglie con lettera di raccomandazione, cioè detto oggi
potrebbe sembrare un po' ambiguo il discorso, no? Ma effettivamente questa lettera di raccomandazione che cos'era, professore? Sì, la lettera di raccomandazione non è quello che noi usualmente possiamo pensare. Intanto diciamo subito che questi viaggiatori, questi forestieri, come venivano chiamati in Calabria, no? È arrivato il forestiero. Questi forestieri erano spesso e volentieri delle personalità importanti nei loro paesi, per cui arrivando in regioni o in regni come il Regno delle Due Sicilie, ovviamente onde evitare di incorrere, come d'altra parte accadde anche ad alcuni viaggiatori, in situazioni imbarazzanti, avevano bisogno di avere dei lasciapassare. Questi lasciapassare erano appunto le lettere di raccomandazione. Ora, queste lettere di raccomandazione venivano redatte prevalentemente da autorità politiche locali. Però nel caso di Lear, io questo lo racconto molto bene nel senso con dovizia di particolari, poi se bene o male non tocca a me dirlo, però con grande dovizia di particolari e documenti d'archivio, nel caso di Lear queste lettere venivano spesso scritte dai suoi stessi ospiti, cioè ad esempio arriva a Bova conosce Marzano, Marzano a sua volta scrive la lettera per un amico o un parente di un luogo dove lo stesso Lear pensava di dover andare. Perché intendiamoci anche su questo fatto, Lear, a differenza di altri viaggiatori, viene in Calabria avendo certo un itinerario. L'idea di Lear, questo lo dice chiaramente nei diari di viaggio, era quella di compiere il periplo di tutta la regione. Poi, come dicevamo prima, è costretto a scappare. Ha un'idea di massima di dove desiderava andare, dei paesi che voleva visitare. Però su di lui prevale un'idea, che è un'idea importantissima, cioè che per cogliere il selvaggio calabrese non bisogna fare un percorso né lungo le strade maestre erano le strade battute dai postali, né tantomeno fare le strade, diciamo così, marine, quelle della costa, bisogna fare le strade a mezza altezza. Infatti se noi andiamo a ricostruire tutti i paesi che Lear ha visitato, sono prevalentemente paesi che stanno in collina, raramente sono sul mare. Quando arriva a Roccella Ionica non sta al mare, sta nella rocca di Roccella Ionica, ospite di una famiglia che si chiama Nanni. Quindi la sua idea è proprio questa. E allora questo viaggio era favorito certamente dalle lettere di raccomandazione. Lettere che vengono scritte, dicevo prima, dalle autorità locali, ma vengono anche redatte direttamente dagli ospiti, che mandano Lear presso loro amici in base ai desiderata che lo stesso Lear esprime. Questi desiderata nascono magari al momento studiando, vedendo il paesaggio che lo circonda. Ad un certo punto, porto un esempio per far capire, per essere un po' più didascalico, più chiaro. Ad un certo punto Lear sta andando a Motta San Giovanni, da Motta San Giovanni si rende conto che in lontananza c'è un picco che scoprirà poi che si chiama Bova, no? Allora gli viene il desiderio di andare a Bova, cosa che non fa inizialmente, fa solamente in un secondo momento, però poi a Bova ci andrà. Quindi il viaggio, certo, è un viaggio, come dire, organizzato nelle grandi linee, però nel caso di Lear è stato veramente un viaggio romantico che cambiava itinerario di giorno in giorno, di situazione in situazione. E sempre viaggiando a mezza altezza arriviamo a Pente d'Attilo. Luciano? Non l'avevo preso in considerazione. Comunque, al di là di questo, volevo fare un appunto. A Condofuri è interessante il fatto che arrivando ospiti di Giuseppe Tropeano, lui non era in casa, era alla marina di Condofuri, e la sorella anziana non dà il permesso sia a Porvin che a Lear di entrare in casa. Dice una battuta che mi è molto piaciuta: sono femmina e non son nulla. E un altro particolare che mi ha colpito è Ciccio, che accompagnava i due viaggiatori,
dice in questa zona, quando fu ripentadato, questa zona anche di Bova, eccetera, che parlavano una lingua sconosciuta, l'aria grecanica, la grecanica, diceva sono turchi. E poi diceva una frase che chiederei al professore di spiegarla, quel dogi da, dogi da. Ok? Allora, spesso quando Lear deve descrivere i dialoghi molto improbabili con Ciccio, Ciccio in realtà sta a Francesco Casciano, ho scoperto, che era un contadino della Valle del Gallico, che ebbe inizialmente proprio l'incarico di accompagnare questi due viaggiatori. Allora, quando Lear si intrattiene in dialoghi con questo, questo mulattiere, questo contadino, che aveva appunto l'incarico di accompagnarli, sottolinea nel diario di viaggio dei suoni, sono dei suoni onomatopeici, che però indicano nel dialetto locale, doghi, dighi, da e così via, ciò che Casciano voleva dire, cioè andiamo qui, andiamo lì, andiamo qua e così via. Quindi sono suoni onomatopeici che Lear carica, diciamo così, di un valore anche semantico, essendo, come è stato ricordato prima, un poeta che lavora molto sui suoni, no? Sulle assonanze, sulle rime, eccetera. Però poi effettivamente quello era il dialetto di Francesco Casciano, che si esprimeva in quel modo. Attenzione, Lear conosceva molto bene la lingua italiana, quindi con Casciano e con tutti quanti i suoi ospiti comunicava in italiano, non comunicava in inglese, né tantomeno in francese, che era un'altra lingua che conosceva abbastanza. Comunicava in italiano perché era stato per tanto tempo in Italia, quindi aveva modo proprio con i suoi interlocutori di avere un rapporto franco e diretto, però con il povero Casciano, che non riusciva ad esprimere concetti profondi perché non aveva una cultura profonda, era la cultura di uno che conosceva i posti, che sapeva muoversi nel territorio, e quindi diceva andiamo qui, andiamo lì, andiamo là. Poi Lear registra questo passaggio felice, simpatico, che ci ricordava prima il professore, nel quale i greci sono chiamati turchi, no? A sottolinearne l'incapacità di trasmettere con chiarezza la loro lingua, no? Non vengono chiamati greci, vengono chiamati turchi, perché così come è incomprensibile per chi non la conosce la lingua dei greci, anche la lingua dei turchi è incomprensibile. Ma il passaggio da Condofuri, perché fu semplicemente un passaggio, il professore prima ci ha ricordato benissimo che la sorella di Tropeano, che era l'ospite che doveva accogliere Lear e il suo amico, li respinge, li lascia sull'uscio. Allora ad un certo punto Lear e Proppi decidono di andare a mangiare da qualche parte, no? E questo episodio viene raccontato molto bene nel libro, nel diario di viaggio, e straordinariamente ha un rispecchiamento in uno dei 109 disegni che ho ritrovato a Liverpool. L'unico disegno, credo sia l'unico disegno che riguardi una locanda calabrese nell'Ottocento, è un disegno di Lear ed era a Liverpool, è stato pubblicato nel libro Per la Calabria Selvaggia. È un disegno formidabile nel quale Lear, allora bisognerebbe guardare questo disegno leggendo contemporaneamente il libro, no? Perché il libro è la descrizione di quello che Lear ha disegnato, e disegna questo ambiente, che è un ambiente, come dire, molto improbabile per i nostri gusti moderni, per la nostra idea moderna di arredamento o di che cosa sia una locanda oggi, ammesso e non concesso che esistano ancora le locande, di che cosa sia un ristorante oggi. Come era fatta una locanda calabrese e una locanda di un luogo molto molto limitrofo come Condofuri? Era praticamente un ambiente semiaperto, con il pavimento che non era un pavimento, era la terra sulla quale si può camminare. Una locanda nella quale coesistevano contemporaneamente maschi, gruppi di maschi, gruppi di femmine, bambini, animali, tra cui maiali, gatti,
E poi c'era anche un malato che stava sul lato, che non si vede nel disegno, ma di cui Lear ci parla nel diario di viaggio. Quindi questo episodio di Condor Fury è assolutamente straordinario, soprattutto alla luce del disegno che è venuto fuori a Liverpool. Certo, anche sempre continuando il nostro viaggio a mezza costa, si arriva a Staiti e poi, per poi passare... c'hai qualcosa? Un attimo, sì. Staiti. Ecco, una cosa interessante di Staiti è il fatto che osservava Edward Lear i contadini che rientravano dai campi dopo una estenuante giornata di lavoro. I contadini la mattina partivano e tornavano la sera, e i borghi per questi contadini non erano altro che dormitori, diceva Gerhard von Rath. E poi donne con nel tipico costume azzurro, smagliante, trastulli bambineschi, zampognari. Ecco, era tutto un ambiente straordinario. Nello stesso tempo a Staiti c'era un grande sviluppo della bachicultura, e lui assaggiò, non so come si potesse fare, della bachicultura bollita. Cioè una cosa un pochino strana, perché non ho mai sentito che dalla bachicultura si potesse fare del bollito. Vabbè, adesso si parla di farine alimenti, di farine di insetti, può essere pure, insomma, no? Insomma, anche perché diciamo che sulla bachicultura in Calabria abbiamo una lunga storia. Catanzaro, per esempio, era una delle zone dove c'era una grandissima produzione di bachi da seta, e tutto andava ad Amalfi. Perché almeno questa dalle poche conoscenze che ho dei viaggiatori, tutti i prodotti calabresi andavano tutti a Napoli. Sì. Okay? Cioè, quindi noi avevamo poco. Tutto quello che veniva prodotto era a Napoli. Ma anche perché nella tradizione, anche perché Napoli era la capitale, e quindi insomma c'era anche l'idea che a Napoli, dopo Napoli diceva Goethe, vide Napoli e poi muore, e nello stesso tempo anche c'era un'idea che in fondo da Napoli in giù era Africa, era Marocco. George Gissing, quando decise di venire in Calabria, ebbe dei grossi problemi perché non gli davano informazioni sulla Calabria. Lo stesso Goethe arriva a Messina, va a Palermo, la Calabria non era assolutamente visitata, non veniva consigliata di venire in Calabria, come se fosse un luogo solamente di malandrini, eccetera eccetera. Io vado avanti un attimo perché hai parlato, ecco, sì, prego. Visto che ha ricordato, ha evocato il passaggio da Staiti, a Staiti Lear fu ospite di Domenico Musitano, che era il sindaco del paese ed era, diciamo così, la figura di nobile più qualificata. Domenico Musitano aveva un opificio per la lavorazione della seta, levava il baco da seta e iniziava anche la lavorazione. E tutto quanto ci racconta Lear in maniera molto, molto colorita, tutto quanto era infestato da filugelli, cioè era tutto quanto pieno di bachi da seta, quindi le pareti erano piene di bachi da seta, eccetera. Allora, questo racconto certamente esagerato che fa Lear gli serve poi per che cosa? Gli serve per dare, diciamo così, la stoccata ironica, la stoccata finale su questa esperienza a Staiti, perché ci racconta che ad un certo punto lui e John Proby vengono invitati dalla signora Musitano a pranzo. Questo pranzo, ci dice Lear, apparentemente era molto, molto lauto, no? Con tante portate. In realtà, guardando bene queste portate, si accorge che la pasta era a base di bachi da seta. Addirittura la signora Musitano racconta aveva preparato una crostata a base di bachi da seta. Naturalmente dubito che fosse effettivamente così. Era un modo, certo, per sottolineare come questa famiglia
di cui la cui casa, il cui opificio ormai è ridotto ad un rudere. Ovviamente per fare queste ricerche sono stato più volte nei luoghi che Lear ha visitato. Di Palazzo Musitano esiste ben poco oramai a Staiti, però ho cercato di immaginare come potesse essere, e questa idea che Lear ci vuole trasmettere è un'idea molto simpatica, perché come dicevo prima il suo scopo era di raccontare una Calabria che poteva piacere ai suoi lettori, poteva piacere agli inglesi che leggevano i suoi libri o che erano disposti a comprare i suoi disegni, perché non dobbiamo dimenticare che Lear metteva in cartella tanti disegni durante il suo viaggio, poi tornava in Inghilterra, a Londra, dove aveva il suo atelier, e lì vendeva questi disegni. Chiaramente non vendeva gli originali, questo è un dettaglio che pochi conoscono. Lear aveva una specie di contenitore, una cassettiera, nella quale regione per regione teneva tutti quanti i disegni originali che aveva realizzato. Disegni originali, qui purtroppo non si vede, dovevamo far vedere i disegni di Liverpool, disegni che erano annotati, no? Nei quali c'era scritto questa montagna ha questo colore, questi fiori hanno questo colore, questa roccia ha questo colore. Perché tutte queste annotazioni? Perché quando poi tornava a Liverpool e faceva vedere i suoi disegni, i suoi prototipi, chiamiamoli così, utilizzando il linguaggio platonico, quando faceva vedere i suoi prototipi, la gente diceva, sì, Mr. Lear, voglio questo disegno. E allora lui, per fare una copia, ovviamente non gli dava l'originale, faceva una copia, lo disegnava al momento, no? E metteva i colori che aveva appuntato, come se avesse fatto delle fotografie, no? Prima parlavo con l'artista che ha realizzato queste belle opere e mi diceva, no, io faccio delle foto, poi con le foto realizzo in studio. Ecco, la stessa cosa faceva Lear, solo che non faceva fotografie, faceva dei prototipi, dei disegni originali con degli appunti. Io sono saltata a Roccella, poi torno indietro. San Luca, naturalmente. Sì, no, ho fatto di proposito, siccome ha parlato di banchi da seta, di opifici, eccetera, eccetera, no? Volevo dire una cosa. In Calabria, per una legge borbonica, si poteva produrre bacchi da seta, ma non si poteva produrre la seta. Infatti qui, in questo, mi è venuta in mente una cosa ad un convegno che ho partecipato tempo fa, questo, praticamente questa struttura, era la dogana del porto di Roccella, dove praticamente qui venivano catalogati e contati tutte le, come si dice, le casse contenenti questi bacchi da seta, e da dove poi venivano trasportati poi a Napoli, perché l'unico opificio che poteva praticamente produrre la seta era San Leucio a Caserta. Tutto questo fino al 1861, poi dopo con l'Unità d'Italia questo poi è sparito tutto. Per questo sono saltata a Roccella, perché mi è venuto in mente un convegno che fece all'epoca a Roccella Ionica, fecero sulla storia di Roccella, sulla marina di Roccella, dissero proprio questo. Torno indietro, abbiamo poi quindi San Luca e Polsi. Sì, si vede poco. Niente, su San Luca parlare magari il professore, diciamo qualcosa, professore, su San Luca e posti su questo dipinto che poco si vede No, volevo dire una cosa. Arrivato a San Luca è ospite di Domenico Stranges, che veniva, riferisce Lear, dice è riverito e temuto. E una cosa che mi ha colpito è che questo signore Domenico Stranges chiedeva a Lear, dice, ma quali sono le produzioni che voi fate in Inghilterra? E lui spiega quello che cavalli, vacche, eccetera, eccetera. Però poi dice, ma sai, da noi facciamo il riso cinese. Questa è una cosa che mi ha colpito. Dice, ma perché voi non lo fate? Dice, noi in Inghilterra ci viene dall'India, non abbiamo bisogno, viene da altre parti. Sì.
questo è un episodio altrettanto singolare. Domenico Stranges era la persona più ricca e più potente di San Luca. Apparteneva alla famiglia Stranges, proprietaria di tutte quante le terre attorno a San Luca, tant'è che Corrado Alvaro, in Genti in Aspromonte, quando deve parlare delle terre di questa famiglia a distanza di molto tempo dall'esperienza di Lear, Lear fa il viaggio nel 1847, Corrado Alvaro vive nel Novecento, quando deve parlare di questa famiglia non ci dà mai il nome della famiglia Stranges, però dice che tutto ciò che si vede appartiene a quella famiglia, cioè alla famiglia Stranges. Ora, questo episodio di San Luca è particolarmente singolare, devo dire da un certo punto di vista anche simpatico. Stranges erano più fratelli, Lear ne incontra almeno tre. Il più grande era, come al solito, alla Marina, come era capitato prima per Tropeano. Il più giovane di questi fratelli inizia a punzecchiare Lear con una serie di domande, no? Tra le altre domande c'è ad un certo punto la famosa domanda sul riso, cosa che irrita Lear, no? Come a dire, ma insomma, lasciami in pace, non voglio parlare di riso, perché mi fai queste domande sull'economia? Che c'entra? Cioè, che cosa può interessare ad un ragazzo di San Luca la produzione del riso? In realtà io ho scoperto da una fonte d'archivio che la famiglia Stranges, il nonno di questi Stranges con i quali Lear aveva avuto contatto, aveva impiantato alla Marina di San Luca la produzione del riso. Quindi la domanda del ragazzo non era una domanda affatto peregrina, come Lear vuole farla passare. È la domanda di uno che aveva una competenza specifica sull'argomento. Era la domanda di uno che apparteneva ad una famiglia che produceva riso, perché aveva le piantagioni del riso. Passiamo a Gerace. Sì. Su Gerace, beh, intanto mi ha colpito il fatto che non parla assolutamente né della cattedrale né della chiesa di Francesco, non si sofferma su questo. È ospite di Scaglione, Pasquale Scaglione, sì, ed è colpito dal fatto che la casa di Scaglione era piena, una biblioteca piena di libri, mobili antichi, era una persona, diciamo, uno forse dei più possidenti in quel periodo, e però metteva in evidenza un aspetto importante, il fatto che era avulso dalla realtà in cui viveva, cioè viveva nel suo mondo e quello che avveniva intorno non gli fregava niente. Sì. Diciamo subito che Pasquale Scaglione è la figura di nobile calabrese con la quale Lear intrattiene un rapporto di vera e fraterna amicizia, tant'è che quando finisce il periplo del viaggio tornerà ancora una volta a casa di Pasquale Scaglione a Gerace. Pasquale Scaglione era un nobile che aveva grandi interessi culturali, aveva anche grandi ricchezze, perché spesso e volentieri all'epoca si era tanto più colti se più si possedeva. Sì, sì, aveva delle proprietà molto, 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 molto ampie. Certamente nella mitografia liriana l'esperienza di Pasquale Scaglione coincide con la casa di Pasquale Scaglione, che a parte che essere una casa piena di libri, eccetera, era una casa che ancora oggi si può vedere, adesso c'è un B&B, ma chi vuole può visitare quello che è stato il palazzo dove Lear è stato ospite. Bene, questo palazzo è praticamente sullo strapiombo, su uno degli strapiombi di Gerace. Perché dico è importante nella mitografia del sublime liriano? Perché la verticalità è uno degli elementi chiave nella percezione romantica del sublime, cioè ciò che è verticale è sublime.
in particolare il sublime che è guardato dall'alto verso il basso. Quest'idea di guardare qualche cosa dall'alto verso il basso, vedete, questa è la parte, diciamo così, è ancora oggi la via di accesso, naturalmente irriconoscibile, ancora oggi la via di accesso di Gerace. Vedete quella montagna, la rupe, la verticalità della rupe? Ecco, Lear disegna questa rupe con queste fattezze, con queste caratteristiche, proprio perché il suo interesse è di mettere in evidenza la verticalità. La verticalità trasmette immediatamente l'idea del sublime, perché trasmette immediatamente l'idea della paura. Noi di fronte a ciò che è verticale, un grattacielo, se noi stiamo sopra un grattacielo e guardiamo sotto, ci fa paura, ci trasmette l'idea del terrore. All'epoca di Lear non c'erano i grattacieli, c'erano le montagne. Diceva prima il professore, ha sottolineato un altro passaggio interessante sul quale io mi soffermo molto sul libro. Per esempio, quando Lear arriva, non so se ci sono disegni di Canolo, suppongo ci sono disegni di Canolo. Quando Lear arriva a Canolo, fa vedere in alcuni dei disegni di Liverpool, questo emerge molto chiaramente, fa vedere spesso delle figure di contadini accanto, sovrastati da delle rocce incombenti su di loro, no? Quasi che queste rocce dovessero schiacciarli da un momento all'altro. Allora, perché quest'idea? Perché anche in questo caso la paura che possa accadere qualcosa di tragico, di drammatico, è un elemento tipico del sublime, che viene accentuato dal fatto che il piccolo contadino viene messo proprio in una scala di proporzione accanto alla grande roccia, la cui grandezza, maggiore grandezza, trasmette appunto un maggiore pericolo. Questo è un elemento molto importante, ben studiato a tavolino da Lear. Bene. Gioiosa Ionica, però, volevo leggere un passo dove si parla di Siderno. Scendendo al fiume Novito, la larga fiumara che scorre dalle montagne a nord di Gerace fino al mare, abbiamo risalito alla collina di Siderno e siamo passati attraverso quella città, un grande ma non pittoresco posto. Ma i costumi dei contadini qui diventano di carattere più distinto. Le donne tutte portano vestiti blu scuro con un bordo largo 10 cm, arancione o rosa, e le loro teste sono coperte con panni neri e bianchi, acconciati come nella provincia della terra di lavoro. Durante queste e tutte le altre passeggiate, la civiltà e l'amicizia di ogni persona che abbiamo incontrato è stata proprio notevole. Da qui, lasciando la marina di Siderno alla destra, si dice che sia una prospera località tra i piccoli porti di costa, siamo discesi verso il mare in direzione nord. E dopo molti lunghi sentieri fra uliveti e giardini di fichi siamo arrivati alla spiaggia. Lear quindi descrive anche Siderno, ma non abbiamo foto, e passiamo a Gioiosa Ionica e poi dopo diamo la parola al pubblico. Va bene, professore? Intanto l'impressione che di Lear, che era un paese grande, ben costruito, degno della migliore mitografia del sublime, poi dice ancora il barone Rivettini era un nome di invenzione, nascondeva forse il nome di un'altra persona. Per quale motivo voleva nascondere il suo nome? Dunque, in questo paragrafo del mio libro Croniche di un viaggio a piedi di una Calabria del 1847, paragrafo che riguarda la presenza di Lear a Gioiosa, ho provato a sfatare un mito. Intanto Lear ci dice che la persona che lo ospita è un tizio, un barone, che descrive molto bene fisicamente, basso, rotondo, globoso, ci dice, utilizza proprio questo aggettivo, globoso. Lo chiama barone Rivettini. All'anagrafe di Gioiosa non c'è nessun barone Rivettini.
Von Lobstein, che è stato un grande studioso di araldica, ha concluso che Rivettini sarebbe in realtà Francesco Englen, e che quindi l'ospite di Lear, cioè la persona, questo barone basso, globoso, eccetera, fosse Francesco Englen. Questo afferma von Lobstein. In realtà Lear, bisogna partire sempre dal diario di viaggio per capire, per sciogliere, diciamo così, i nodi che Lear frappone tra sé e la sua scrittura e il suo racconto. Lear ci parla di un grande palazzo dove viene ospitato. Ora, chi fa come me questo lavoro, lavoro di ricerca sul campo, e va come prima cosa a visitare il palazzo dove è stato Lear, secondo von Lobstein, vale a dire Palazzo Englen, si accorge che Palazzo Englen è un piccolissimo palazzo che nulla ha a che vedere con la descrizione che fa Lear. E allora chi è in realtà l'ospite di Lear? Con tutta probabilità l'ospite di Lear è un altro nobile di Roccella Ionica. Credo fosse tale Aiossa, fratello di Raffaele Aiossa, che era il ministro della polizia borbonica. Ora, dovete sapere, dovete immaginare anzi, che il viaggio di Lear è stato un viaggio sconvolto da questi episodi, perché Lear è vero che non racconta quasi mai quello che percepisce, però ci sono dei passaggi nel suo diario di viaggio nei quali emerge chiaramente la paura che lo attraversa nel passare da una famiglia all'altra, e queste stesse famiglie che lo ospitano, che dovevano essere famiglie rigorosamente borboniche, spesso sono famiglie che tramano contro i Borbone e credono che Lear a sua volta sia una spia mandata dagli inglesi, ecco. Quindi Lear vive questa dimensione di ospite spesso e volentieri sgradito, perché chi lo ospita pensa che sia appunto una spia. A Gioiosa succede proprio questo: il barone Rivettini, il barone Aiossa, chiamiamolo col suo nome, Francesco Englen non c'entra assolutamente nulla, per cui ancora c'è una bella targa davanti a Palazzo Englen che dice qui è stato Edward Lear, ma non è assolutamente vero. Il barone Aiossa apparteneva alla nomenclatura borbonica, era un potente esponente della nomenclatura borbonica. Il fratello era stato appunto il capo della polizia borbonica, quindi erano persone molto compromesse con il Borbone, e questa è la ragione per la quale chi scrive, chi mette nero su bianco la lettera di raccomandazione, dice a Lear: quando vai a Gioiosa vai da questa famiglia, è l'unica famiglia veramente rispettosa del potere borbonico. A Gioiosa all'epoca era la famiglia Aiossa. Bene, Presidente, diamo la parola al pubblico. Faccio vedere per curiosità l'altra slide che avevo preparato. Ecco, qua abbiamo Stilo. Scopriamo. Sì, un attimo soltanto, che c'era Teresa prima. Volevo sapere se fa trasferire delle opinioni personali Lear sulla gente soprattutto. Per quanto riguarda, lo sottolineavo prima, per quanto riguarda il giudizio sulla rivoluzione, non esprime mai un giudizio specifico, solamente alla fine prende, ma senza prendere posizione, dice semplicemente che le rivoluzioni sconvolgono la storia ma spesso non portano a nulla. È una considerazione personale che fa, però non si esprime sulla rivoluzione in particolare, su quella che stava vivendo. Per quanto riguarda invece le persone, certo, esprime molti giudizi, spesso sospende il giudizio
per dirla con linguaggio scettico, spesso sostende il giudizio su tanti suoi ospiti, specie su quelli che non lo hanno accolto bene, e ne sottolinea, come nel caso appunto del barone Aiossa, ne sottolinea anche i difetti fisici, no? Di Aiossa ci dice appunto che è un uomo basso, corpulento, talmente corpulento che ricorda un globo, e questa è l'immagine che fa filtrare. Di altre persone invece, di altri nobili, perché sulla povera gente non ha parole, no, non gli interessa assolutamente, del popolo non ha nessun interesse, l'unico, anche perché l'unico interlocutore vero, espressione, diciamo così, di quello che Marx chiamerà il proletariato, è Ciccio e Francesco Casciano, che era un contadino, era un mulattiere, quindi l'unica persona appartenente a quella classe sociale con la quale ha rapporti è Francesco Casciano. Per il resto ha rapporti con la nobiltà della provincia di Reggio, con famiglie molto, molto altolocate, e su queste famiglie si diverte appunto a imbastire spesso delle critiche, a ironizzare, salvo alcuni casi specifici. Uno dei pochissimi casi specifici di nobile calabrese con il quale intrattiene appunto un rapporto molto affettuoso, lo abbiamo ricordato prima, è il suo ospite di Gerace, Pasquale Scaglione. No, niente, volevo dire sul stilo, dice che all'arrivo la prima impressione fu di stupore e ammirazione, dice, per il decoro urbano, insolito per quelle contrade, lontano dai centri di potere e della innovazione culturale. E ebbe contatti con Ettore Marzana, facoltoso possidente, e ecco una cosa che mi ha colpito di stile, è come se fosse lontano dagli altri paesi, un po' diverso da Gioiosa Ionica, da San Luca, è come se fosse forse più dalla parte del Catanzarese, non so come dire, cioè l'ho trovato anche perché in fondo, anche qui ripeto, non si parla della Cattolica, non si parla della Chiesa di San Domenico, ecco, da questo punto di vista diciamo che è nel disegno, c'è, sì, certo. Sì, effettivamente è così, stilo ha un profilo, diciamo così, descrittivo diverso rispetto a quello che Lear dedica ad altri paesi, probabilmente perché Stilo aveva una tradizione nobiliare che l'aveva resa a sua volta nobile, quindi trova un paese molto, molto pulito, va da questo personaggio, e non a caso a Stilo Lear dedica molti disegni che io ho recuperato, disegni che stavano a Liverpool, sono disegni molto particolari. È vero, manca il castello, manca la cattolica, però c'è per esempio, non so chi di voi la conosce, quella piccola chiesa che sta alle spalle del centro storico, si arriva attraverso una stradina, e Lear la rappresenta meravigliosamente con una donna che si reca in preghiera presso questa piccola chiesa. E poi ci sono altre immagini nei quali i monumenti si vedono, ma non sono il focus, non rappresentano l'interesse per Lear, sono messi là perché è l'insieme che lo interessa, è l'insieme che lo affascina, quindi è il paesaggio nella sua interezza. Allora il paesaggio nella sua interezza può essere fatto o solamente da natura, pensiamo ai meravigliosi disegni di Canolo, oppure può essere fatto da contesti nei quali viene rappresentata una città, una piccola città come era Stilo nel 1847, in cui convivono gli uomini, le donne, le feste, no? Se facciamo vedere, ecco, questa rappresentazione di Stilo, che poi ritorna in uno dei disegni di Liverpool, che era evidentemente una prova, questo è il disegno esecutivo, rappresenta un giorno di festa. È la festa proprio del paese. Lear si trovava là in quel giorno e rappresenta meravigliosamente la,
la porta di ingresso, una delle porte urbiche del paese, e qui a fianco c'è la chiesa di San Domenico, come si presentava appunto durante il viaggio di Lier. Il libro è nella Calabria. Facciamo intervenire il pubblico allora. Buonasera professore, due domande. La prima: chi finanziava l'IR? Cioè dire, era un imprenditore che privatamente investiva i propri capitali, anche perché lui era accreditato, insomma, per venire qui in Calabria sicuramente la sua autorevolezza promanava anche da queste lettere di accreditamento, di raccomandazione. Quindi si autofinanziava oppure chi metteva i soldi per questi? Questa è la prima domanda. Rispondo alla prima domanda, poi andiamo alla seconda. No, è uguale. Ok. La seconda domanda è forse affine e coerente, ma in tutti questi passaggi, in questa disamina, non si parla di quello che in realtà forse in tutti i viaggi c'è sempre stato, la magnificenza della chiesa, dei luoghi di culto, espressamente, come dire, specificamente non parla della chiesa, del sublime, il Signore rappresenta il sublime anche, perché non parla? Volutamente lo fa, non parla dei luoghi di culto? O perché magari il suo tipo di viaggio, o chi finanziava il viaggio, non voleva assolutamente che ci fosse questo tipo di interpretazione? L'idea liriana del sublime, come dicevo prima, è collegata direttamente al principio dell'aspro, del selvaggio, di ciò che colpisce la psiche per la grandezza, per la forza, per la potenza, dirà Kant poi nella Critica del Giudizio. Quindi i monumenti lo interessano poco, o che siano religiosi, o che siano espressione dell'arte e così via, non hanno nessun interesse, se non di far parte del paesaggio. Così come le case dei nobili non gli interessa, le mette nel paesaggio, per esempio Stilo, si vede qui ci sono una serie di palazzi nobiliari che emergono, però fanno parte dell'insieme, non si sofferma. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del sublime rispetto ai luoghi di culto e così via. Per quanto riguarda invece i finanziatori, ecco, trovo che questa sia una domanda particolarmente interessante. Chi erano i finanziatori di Lier? Certo Lier non faceva il viaggio da solo, Lier era uno squattrinato, era un artista che viveva vendendo i suoi disegni. Quindi non era certo una persona ricca. I finanziatori di Lier erano degli aristocratici. Vi faccio capire meglio questo concetto ricostruendo brevemente i disegni di Liverpool. I disegni di Liverpool, i 109 disegni che riguardano la Calabria, io ho pubblicato quelli calabresi, ma lo stesso lavoro che ho fatto io a Liverpool potrebbe farlo uno studioso siciliano, potrebbe farlo uno studioso campano, pugliese e così via. I disegni in totale di Liverpool sono circa 350. Io ho isolato quelli calabresi che mi interessavano di più, essendo uno studioso calabrese. Allora, questi 350 disegni, Lier li dona ad un suo benefattore per ringraziarlo del fatto che spesso e volentieri questo benefattore ha sostenuto i suoi viaggi. Quindi un anno prima di morire regala questo importantissimo corpus di disegni di cui non sapeva assolutamente niente nessuno, li regala a questo aristocratico, il quale ringrazia Liverpool e mette da parte ben 350 disegni originali relativi al viaggio in Calabria, al viaggio nel Regno delle Due Sicilie. Questi disegni verranno poi, dopo morto Lier nel 1888, verranno, diciamo così, intanto messi in ordine, e lo stesso aristocratico incaricherà un tipografo di allestire degli album, che sono quelli che io ho visto, sui quali io ho lavorato, degli album di grande formato con la successione di questi disegni, la successione cronologica di questi disegni. Per cui chi dovesse tenere in mano questi album fa proprio l'esperienza di un viaggio, delle tappe di questo viaggio che sono state articolate. Dopodiché, una volta che
si è estinta, diciamo così, la famiglia di questo aristocratico. I disegni sono stati messi all'asta da una importante casa d'aste londinese e verso gli anni 20 del Novecento sono stati comprati dalla Central Library di Liverpool, dove ancora stanno e dove nessuno aveva pensato di andarli a vedere. Ma cioè, io dico, chiunque poteva pensare, non c'è bisogno di Raffaele Gaetano per farlo, chiunque poteva pensare che uno che intraprendeva un viaggio così lontano, difficoltoso, eccetera, non poteva realizzare solamente 20 disegni pubblicati poi nel libro. È chiaro che Lear metteva in cartella ogni volta che andava in un posto decine e decine di disegni, poi sceglieva quelli che gli sembravano più importanti. Per cui questo corpus adesso si trova a Liverpool. Agli inglesi di Lear artista non interessa assolutamente nulla, gli interessa invece l'aspetto collegato a Lear poeta, no? Perché queste poesie ironiche, nonsense, hanno sempre molto colpito l'immaginario degli inglesi. Lear sta avendo negli ultimi anni, però, per la verità, questo va detto, un recupero in termini di quotazione. Da che era disperato quando era ancora in vita ed era costretto a fare quelli che chiamava i giganti, cioè dei disegni, prendeva il disegno originale, poi stendeva a terra 20 fogli e ricopiava 20 volte lo stesso disegno originale cambiando il colore con l'acquerello. Quello è stato il periodo più buio nella vita di Lear, era il periodo nel quale guadagnava meno e quindi era costretto, pur di campare, di vendere questi disegni a basso costo. Oggi questi acquerelli valgono molto, chi ha la fortuna di possederli, insomma, se li tiene ben stretti. Vincenzo? Scusate, no, volevo chiedere fare una domanda. Lei nel suo libro chiama il titolo Cronache, poi il grande Giuseppe Isnardi lo chiama giornale, qualcuno chiama il testo diario. Qual è la migliore scelta, diciamo, di traduzione di journal? Journals credo che renda meglio come titolo giornali. Nel mio libro, nell'edizione che io ho fatto di Diari di Viaggio di Lear, pubblicata sempre con la Ruffa, ho parlato di giornale di viaggio a piedi, perché così lo chiama Lear, lo chiama giornale, non lo chiama diario. Quindi credo che sia, perché è un giornale quotidiano, no? Certo, diario è un equivalente, però Lear lo chiama giornale e quindi era giusto mantenere questa traduzione, che è quella che utilizza anche Giuseppe Isnardi, che peraltro da bambino aveva conosciuto Lear a Sanremo, e ci dice Isnardi che Lear lo teneva proprio sulle gambe da bambino, perché Giuseppe Isnardi, grande studioso del Meridione, aveva conosciuto Lear a Sanremo. Perché il nonno di Isnardi aveva costruito le due case di Sanremo nelle quali Lear ha abitato. Lear a Sanremo ha abitato in due ville che si era fatto costruire su misura. Su misura nel senso che voleva queste ville che avessero il mare davanti. Voleva queste ville che avessero un grande atelier dove la gente poteva andare a vedere i suoi disegni e comprarli. Voleva queste ville che avessero la stanza per il suo gatto, perché aveva un gatto al quale era molto affezionato e che è sepolto in, ormai non c'è più il giardino, nel giardino di una di queste ville. Emily. No, era la sorella di, molti pensano questo, in realtà era una delle sorelle di Lear, che si chiamava Emily, sì, non di Tennyson. E stavo dicendo, Isnardi, nonno di Giuseppe Isnardi, che era il costruttore di queste case, aveva a sua volta una casa vicino alla casa di Lear. E c'è una memoria, un ricordo di una componente della famiglia Isnardi che ci racconta di questo artista inglese,
molto avanti negli anni, con gli occhialini, vestito con un pastrano, passasse attraverso il giardino dalla sua casa e andasse appunto nella casa di Snardi. E ci dice che era un uomo sempre con una malinconia negli occhi molto accentuata, perché guardate, non c'è cosa peggiore per un artista non vederci più. E Lear ad un certo punto, già da giovane, insomma, l'unica fotografia di Lear che abbiamo da giovane ce lo raffigura già con gli occhiali. Nel 1837, Lear era del 33, quando fa il viaggio era ancora giovanissimo, e l'unica fotografia che abbiamo appunto lo rappresenta con gli occhialini. Poco prima di morire a Sanremo aveva perso quasi completamente la vista, quindi ce lo descrivono come un uomo molto malinconico che andava, si metteva in un angolo in ombra e ogni tanto si alzava e suonava il pianoforte della famiglia. L'aspetto, come dire, più brutto dell'ultimo periodo di Lear qual è? Che queste due case che lui aveva fatto costruire sperando di poter vedere la luce del mare ad un certo punto diventano case che stanno in secondo piano, cioè vengono costruiti delle ville davanti alla sua. Questa è la ragione per la quale vende la prima villa, se ne fa costruire un'altra, però la sfortuna è che davanti a questa villa costruiscono un grande albergo, e quella sarà la fine, infatti morirà poco dopo. Io volevo chiedere la relazione tra i genitori. Comunque la dottoressa Simona, quando ha parlato dell'anima, ha detto una frase di Eraclito, poi le ha detto che Lear ha trovato l'anima in Calabria. È un'affermazione di chi? Di Lear o la sua interpretazione? È un'affermazione del professore, perché l'ha presa, l'ha logicata. Quindi è una deduzione del professore Gaetano. Sì, che ha trovato l'anima il fondo dell'anima l'ha trovato in Calabria. No, in realtà il concetto di anima è un concetto di Theodore Branson, ne parlavo prima con il professore qui al mio fianco. Theodore Branson era un viaggiatore lettone, artista e viaggiatore lettone. In una lettera scrive ad un amico, descrivendo il paesaggio calabrese, gli dice: davanti all'anima mia, no? E io ho utilizzato questa frase per intitolare un mio libro su Theodore Branson, che raccoglie i disegni che Branson aveva realizzato in Calabria. Sono disegni, anche circa 50 disegni molto belli, perché Branson era attratto dalla luminosità del paesaggio calabrese, no? E dice che davanti alla sua anima questa luminosità gli fa prorompere idee belle, idee alte, idee magnifiche, che sono distanti anni luce dalla sua Lettonia, dove il cielo è sempre grigio, dove il mare è sempre cupo. Quindi ho ripreso questa immagine davanti all'anima mia. Quindi, sì. Un'altra cosa. Però certamente Lear aveva una grande considerazione. Appena arriva in Calabria fa una descrizione meravigliosa del paesaggio calabrese, dice di essere arrivato in una terra bellissima. Dice: forse la terra dei briganti, mi auguro di trovare un brigante. In realtà non vedrà mai nessun brigante Lear. Fulgida di luce, sì, ma parla del cielo di Bova, dice il cielo inazzurrito, utilizzando la traduzione di Snardi, no? Snardi dice, non dice cielo azzurrino, cielo inazzurrito, no? Che è ancora un suono più dolce. Quindi no, Lear era innamorato della Calabria, gli piaceva molto più che la Sicilia, eppure aveva fatto il giro della Sicilia, ma la Calabria lo affascina. E io penso che se fosse riuscito a fare tutto quanto il giro della Calabria avrebbe lasciato il diario. Già basta la provincia di Reggio per dire che il diario di viaggio di Lear è in assoluto tra i più belli dedicati alla Calabria. Ma se avesse fatto tutto quanto il giro, a parte che lasciare un'infinità di disegni, avrebbe realizzato il diario in assoluto più importante. Allora, volevo fare due considerazioni, poi altro. Allora, per quanto riguarda il baco da seta veniva bollito per uccidere il baco, altrimenti il baco, per diventare farfalla, doveva bucare, cioè l'insetto doveva bucare il bossolo
il bosso non era utilizzabile più per fare la seta. E ancora oggi è la pratica, ecco, no? Quindi, diciamo, questa era la procedura. Poi, che questo, da questo bollito si potesse ricavare pure un alimento, non mi risulta. Però è possibile pure. Del resto non ci dobbiamo meravigliare, noi mangiamo, non ci meravigliamo dei grilli, perché noi mangiamo le lumache, che sono una cosa molto più schifosa dei grilli, voglio dire, no? Comunque, un'altra cosa, San Leucio. Il fatto che la seta venisse convogliata a San Leucio era un'ottima idea organizzativa, perché veniva tutto convogliato in un posto dove potevano essere fatte delle opere stupende. Le sete di San Leucio sono ancora famose, va bene. Però la seta poteva essere utilizzata a scopo domestico, non è che era proibito. In tutte le nostre case ci abbiamo coperte di seta, indumenti di seta che venivano fatti in loco, quindi a scopo industriale doveva essere convogliata a San Leucio. San Leucio è una realtà molto importante, che non so chi la conosce, che era stata sperimentata proprio dal governo borbonico, cosiddetto arretrato, una comune, vabbè, dove era stata abolita la proprietà privata, ed era la proprietà, tutti erano proprietari di tutto, vabbè, la popolazione che si autogestiva col lavoro senza essere proprietari di niente. Quindi è stato un esperimento che è durato un paio di decenni, mi sembra, che poi è stato abbandonato, però è una cosa interessante, voglio dire, della negatività dei Borbone, voglio dire, no? E quindi questo aspetto è interessante. Torniamo a Leo. E quindi lui era interessato soprattutto all'aspetto paesaggistico, non all'aspetto antropologico. No, cioè le persone non lo interessavano. Assolutamente. Quindi questi posti potevano essere abitati da... Cioè, come influiva, cioè, le persone, questi posti, che erano stati in un certo senso modellati alle persone, perché il paesaggio non è solo la montagna di Carolo, ma immagino anche le case costruite sotto la montagna, quindi sì. Roccella, Stilo, Gerace, sì, diversi paesi, quindi voglio dire, l'aspetto paesaggistico e anche quello urbano, non sì, solo quello naturale. Sì, infatti ho detto prima che l'aspetto paesaggistico va di pari passo anche con quello urbano. E com'è che è l'elemento antropico perché estrapola? Che non gli interessa. E come mai lo estrapola? Perché su questo paesaggio... Perché lui viene mandato per disegnare paesaggi, non viene mandato per disegnare persone. Già Arthur John Stratt, che è stato un grande viaggiatore che lo ha preceduto, fa disegni di donne in costume. Evidentemente i committenti di Stratt erano committenti che avevano un maggiore interesse per l'elemento antropico. Lear invece, non è che, intendiamoci, non è che i disegni di Lear non abbiano persone, ci sono anche le persone. Ma gli servono come unità di misura. Come unità di misura, e allora... come descrizione magari. C'è anche qualche costume per la verità, ma è molto raro. Sono più che altro dei disegni di donne in costume, ma sono separati rispetto al resto. Non so come potrei spiegarmi, sono dei disegni a sé di donne nel costume di questo paese anziché di quest'altro paese, però poi per il resto il suo obiettivo è di raccontare il paesaggio nelle dinamiche che un paesaggio contempla, cioè la natura, cioè le case rurali, case nobiliari, come abbiamo visto con Stilo. Il paesaggio è fatto anche di questo, sì, e poi di tanto in tanto c'è qualche ometto dentro. Dentro le case sono le persone, lui ha rapporti solo con Scaglione, perché evidentemente c'è un'affinità culturale con Scaglione. No, ha rapporti con tante persone. Sì, però i rapporti... Dal punto di vista dell'amicizia, sicuramente diciamo, Scaglione, certo. Pasquale, diciamo, Scaglione. Instaura un certo tipo di rapporto umano. Instaura un rapporto di amicizia. Un rapporto umano, chiamiamolo amicizia. Sì, assolutamente. Con Scaglione, certo. Perché il livello culturale era tale che potevano, insomma, confrontarsi. Ma guardi, ci sono anche altri ospiti di Lear, penso... ad esempio al Conte Grillo, al cosiddetto Conte Grillo, no? Questo Conte Grillo era una persona coltissima, ci dice Lear che la sua casa, che non era una grande casa, era un piccolo palazzo,
era pieno zeppo di libri, di incunamboli, di carte, di mappamondi. Non c'era un angolo di questa casa che non fosse saturo di oggetti che esprimevano cultura. Eppure di quest'uomo, poi ci fa una descrizione, cosa ci dice? Ci dice che era un logorroico, era uno che parlava tantissimo, parlava talmente tanto che la povera moglie era incapace di dire null'altro che nir sì, nir no. Lear lo trascrive proprio nella lingua che sente, no? Signor sì, signor no. Stop. Eppure questa donna apparteneva all'aristocrazia. Io ho ricostruito la vita di questa donna. Era una nobildonna che veniva da Martirano, che era andata in sposa a questo tizio che si chiamava Grillo, che Lear nel diario di viaggio chiama Conte Garrolo, o Garrolo come sarebbe meglio pronunciare. Garrolo è Garrulo, uno che parla molto, che parla eccessivamente, ha paura di dire il nome di questa persona, perché non vuole che nessuno giudichi intanto Grillo come uno che parla tanto e giudichi lui come uno che si è espresso così sulla nobiltà calabrese che in fondo lo ha ospitato, no? Da perfetto inglese, insomma, è molto accorto, riservato a non urtare la sensibilità degli altri, insomma. No, scusate, volevo dire una cosa. Dai miei calcoli, in Calabria sono arrivati 95 viaggiatori stranieri. Tedeschi, francesi, uno spagnolo, polacchi, inglesi, qualche americano pure in tempi più recenti. Quindi la nostra regione ha una, da questo punto di vista, ha una bibliografia, diciamo, di viaggiatori estremamente ampia, veramente importante. Indubbiamente ogni viaggiatore, il francese, è diverso da quello inglese o da quello tedesco. Non ci sono. Ognuno ha una sensibilità e rispecchia un mondo diverso. È vero quello che diceva il professore, però va precisato un fatto, che la Calabria non era una meta turistica, diventa una meta turistica negli ultimi anni. La Calabria era una terra di passaggio, perché l'obiettivo per tutti quanti i viaggiatori del Grand Tour, sin quando c'è stato il Grand Tour, ma anche dopo, l'obiettivo era raggiungere la Sicilia. Goethe va in Sicilia, tant'è che, come sappiamo, per paura, è stato ricordato opportunamente prima, non fa il transito via terra, ma transita via mare, no? E dedica solamente 2-3 parole alla Calabria. Eppure tanto si poteva dire della Calabria, se non altro per le reminiscenze classiche che ovviamente Goethe conosceva perfettamente, ma il suo Grand Tour, la meta del suo Grand Tour era la Sicilia. Da qualche anno mi occupo di un altro viaggiatore che si chiama Prosper Barbeau, che è un disegnatore francese vissuto nell'Ottocento. Anche Prosper Barbeau, che tocca almeno 20 centri calabresi e ci lascia dei disegni di questi centri calabresi, quando arriva a Reggio dice l'esclamazione la Sicilia, no? Per dire, perché l'obiettivo era la Sicilia. E comunque i viaggiatori sono veramente tanti, andrebbe fatto un discorso epoca per epoca, perché ogni epoca ha avuto i suoi viaggiatori. Lear certamente viene in Calabria perché vuole venire in Calabria, ed è uno dei pochi, assieme ad altri inglesi, che vogliono venire in Calabria. Lo stesso Gissing decide di venire in Calabria, no? Prima ricordava il professore, a Napoli gli dicono: ma che ci vai a fare in Calabria? La Calabria è pericolosissima. Però dice: no, io ci voglio andare, voglio fare il... ci lascia quel meraviglioso diario di viaggio che appunto è sulle rive dello Ionio. Bene, ci sono altre domande? Vedo tante mani alzate. A chi concediamo il microfono? Non vi affollate, vi prego. Sì. Professore, una curiosità. Lui visita soltanto il versante ionico?
visita anche fai il periplo di quella che era il distretto di Reggio, l'attuale provincia di Reggio Calabria. Ho capito. Quindi parte da Reggio, risale dallo Ionio, poi taglia la linea montana, esce sulla piana di Gioia Tauro e lì discende. Però il grosso ho capito. Delle descrizioni che fa è certamente sulla fascia ionica. Ci lascia delle descrizioni magnifiche, anche perché nella fascia ionica viene ospitato da famiglie. Nella zona tirrenica sono pochissime le famiglie che lo ospitano, sono 2-3 le famiglie che lo ospitano a dispetto di una ventina di famiglie sulla zona ionica. E poi si nota che ha fretta di arrivare a Reggio per scappare, no? Quindi fa il percorso dalla piana di Gioia Tauro sino a Reggio in pochissimi giorni, prevalentemente via mare. Lo fa via mare anche per descrivere poi i paesi che si affacciano sul mare, no? C'è una descrizione bellissima di Bagnara, c'è una descrizione bellissima di Scilla. Realizza a Liverpool, ho trovato questo meraviglioso acquerello di Scilla, talmente bello che mi ha scritto, tutti quanti voi conoscete Salvatore Settis, che è un grande archeologo, ha diretto la Scuola Normale Superiore di Pisa. Settis è di origini calabresi, mi ha scritto, dice: professore, mi mandi assolutamente l'acquerello di Scilla, perché dice sono molto legato affettivamente a Scilla, perché mi pare che il padre fosse di quelle parti, eccetera, e gliel'ho mandato. E c'è questo meraviglioso acquerello di Scilla, nel quale si vede dall'alto, si vede la chiesa com'era nel 1747, ed è completamente diversa come la conosciamo adesso, si vede la rupe, si vede il castello, si vede una chiesetta che sta sotto, è un acquerello meraviglioso, purtroppo, ma in quel video che le ho mandato, lei non ce l'ha più, si ricorda quel video che le ho mandato? Perché là si vede qualche disegno di Liverpool. Ce li fai vedere, per favore? Ci sono. Non c'è. Non c'è. Che gli avevo mandato su WhatsApp. Va bene. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, noi ringraziamo il professore Raffaele Gaetano, ringraziamo il nostro Luciano, la nostra Simona, e ci diamo l'appuntamento a domani sera per discutere, soltanto discutere, di parlare, soltanto parlare. Ahimè, il vocabolario del cibo, dovremmo portare qualcosa, Simona, domani dovremmo apparecchiare una tavola, almeno una, non due, almeno una. Prego, Luciano. Volevo ringraziare prima di tutto il professore Raffaele Gaetano della sua presenza e anche di averci chiarito tanti punti che anche nella lettura sfuggono. Ringrazio Simona che ha voluto che si facesse questa serata e ringrazio l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca. Auguro di cuore che l'associazione possa andare avanti sempre ad maiore. Grazie, un augurio che ci facciamo tutti. Grazie a tutti e buonanotte. Prego. Il libro lo chiediamo al professore adesso. Buonanotte a tutti. E il libro è in libreria.